Ciao a tutti, ci troviamo qui davanti alla Corte dei Conti con i nostri attivisti del tavolo lavori pubblici. Stiamo depositando l'ennesimo esposto, tra un po' qui apriranno una sede di un nostro ufficio. Perché depositiamo questo esposto? Perché nell'attività fatta con il nostro tavolo, nelle varie commissioni, abbiamo fatto uno studio sui consorzi stradali, abbiamo richiesto molti atti, abbiamo visto come la gestione di questi consorzi sia a dir poco lacunosa, quindi non si trovano gli atti costitutivi, non si trovano gli statuti, non si riescono a trovare i bilanci, non si riescono a trovare i provvedimenti di autorizzazione alla spesa, alle spese che vengono fatte sulle nostre strade. Abbiamo chiesto un po' a tutti, Dipartimento Mobilità, Dipartimento Lavori Pubblici, abbiamo fatto molte commissioni, abbiamo fatto accessi agli atti presso tutti i municipi competenti, rilevando purtroppo e riscontrando una serie di mancate risposte e di omissioni a quelle che erano, pensiamo, le nostre legittime domande. Motivo per cui oggi depositiamo l'ennesimo esposto in questo ufficio Corte dei Conti. Volete aggiungere qualcosa, Ale? Sì, io volevo aggiungere soltanto una cosa. Buongiorno. Questa è un'ulteriore dimostrazione della partecipazione attiva da parte dei cittadini che sono venuti al tavolo, hanno portato le loro criticità, hanno aiutato a tutti quanti a tirare fuori le carte laddove erano in qualche parte nascoste oppure non erano proprio disponibili, e hanno risolto anche altre criticità che hanno portato poi ad evidenziare quelle che sono le mancanze di questa amministrazione. Questa è la dimostrazione che i cittadini, quando si mettono l'elmetto e fanno il loro lavoro, riescono anche ad ottenere dei risultati. E quindi un grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.